Salt Lake City, e notate cosa scrive il giorno del ringraziamento, c'è il tacchino e il nostro dice: mi piacerebbe più la menestra, te l'assicuro. Un altro migrante, e vediamo la foto successiva, manda delle immagini della città in cui vive e che egli stesso va esplorando non senza esitazioni, prima di tutto per le diverse dimensioni. Qui ha mandato l'immagine della stazione, infinitamente più ampia delle stazioni che ha visto in Italia. Ma dietro il tacchino, dietro la città esplorata con cautela, perché è la prima volta che si vedono grattacieli, si vedono metro, le costruzioni, Cesarina dice la Livette. La Livette era l'elevated, cioè era il metro sopraelevato. Ci sono soprattutto le esperienze quotidiane di lavoro, esperienze che anche per quelli che riescono a fare il salto verso il piccolo commercio sono state spesso caratterizzate in origine da una lunga gavetta attraverso occupazioni operaie pesanti e pericolose, come quella del pale piccone, oppure nei lavori di serratura, o quelle della miniera. Infatti vediamo qui, questi sono lunigianesi in Colorado. Ne è prova il fatto che quando, ricordate quello che abbiamo citato prima, Andrea Gagliardo, quello che era stato a fare la corsa all'oro, a un certo punto Andrea Gagliardo torna nella Fontana Buona e la sera comincia a scriversi un diario, e nel diario ricostruisce anche un dizionario italiano-inglese. Prova a ricordarsi le parole in inglese e le scrive. E quando deve scrivere lavoro, non scrive work, scrive toil, fatica, perché per lui il lavoro è stato fatica. E questa è una testimonianza che trova riscontro in innumerevoli testimonianze di altri migranti. Ora, una non irrilevante minoranza dei migranti dalla penisola risponde alla durezza della condizione operaia facendo causa comune con gli altri gruppi etnici, e anzi facendo appello ai compagni rimasti da questa parte dell'Atlantico per avere solidarietà e aiuto, non solo simbolico ma anche finanziario. Ecco allora che se voi seguite le annate del settimanale della Camera del Lavoro di Sestri, Sestri Ponente, che si chiamava Lotta Operaia e che si occupava giustamente di Sestri, di Rivarolo, di Certosa e di queste cose qua, improvvisamente nel gennaio del 1912 la copertina è tutta dedicata a Lawrence, Massachusetts, dove si sta svolgendo il più grande sciopero del primo trentennio degli Stati Uniti, uno sciopero tessile con 20.000 persone coinvolte, 45 dialetti e lingue compresenti, che non impediscono però in questo caso agli scioperanti di vincere. E c'era lì anche uno che era collegato a quelli di Sestri Ponente, per cui gli ha mandato la corrispondenza e Lotta Operaia improvvisamente diventa americana. Ma è una presenza minoritaria, non indifferente ma minoritaria. È più facile trovare tracce di solidarietà e di socialità tra gli italiani all'interno del mutuo soccorso etnico, cioè all'interno di organismi in genere iniziati dal piccolo ceto medio italiano in formazione e sostenuti anche da una parte degli strati popolari. Spesso partono dal paese d'origine, quindi si chiamano Ponte Club, che è quello di Ponte Dolfini, per poi diventare, assumere una dimensione nazionale, come questo, ecco, scusate, prima se può ritornare all'immagine, questa era l'immagine degli scioperanti, guardate le lingue, no? C'è l'ebraico, c'è il cirillico, c'è l'italiano, c'è l'inglese. E poi invece, grazie, l'immagine successiva, questa è l'associazione di tiro a segno italiano di Buenos Aires. Siamo nel 1909. Non dobbiamo dimenticare che Buenos Aires, per tutto il primo quarto del Novecento, a Buenos Aires gli italiani non sono mai meno di un quarto della popolazione. Sono almeno il 25% della popolazione. Nati in Italia, non seconde generazioni. Nati in Italia. E Buenos Aires, Argentina, c'è una forte presenza di liguri e di piemontesi, che sono quei primi migranti, e qui troviamo anche un migrante di particolare fortuna, che fa particolare fortuna, che ci ricollega alla lezione di due settimane fa sull'Ansaldo, che è Ferdinando Maria Perrone. Ferdinando Maria Perrone, garibaldino, amministratore di terre, pubblicista con variegati interessi di economia e politica, è a suo modo un emigrante di lusso. È persuaso a partire da un giornalista italo-argentino in visita in Italia e porta
al di là dell'Atlantico, una consuetudine con la gestione delle terre e con la gestione delle relazioni sociali che mette a frutto, diventando commerciante e mediatore etnico, cioè diventando l'interlocutore a nome della comunità italiana con le autorità politiche argentine, arrivando ai vertici di queste autorità politiche. E con queste autorità, cioè lo stesso Presidente della Repubblica Argentina, a un certo punto Perrone, su sollecitazione del cognato, che è il direttore dello stabilimento meccanico di San Pier d'Arena, ingaggia un intenso rapporto di scambio che lo porta a vendere il principale prodotto dell'Ansaldo dell'epoca, che era la nave da guerra completa. Vende due navi in Argentina, ne vende una in Spagna e allora dall'Argentina torna in Italia sulle ali di questo successo, è un grande commerciale, un grande venditore, disinvolto, spregiudicato, vende la stessa nave a 3 governi contemporaneamente, ecco, da questo spiccherà il volo verso il controllo dell'intera impresa, che a inizio secolo Perrone riesce a sottrarre ai Bombrini, di cui parlavamo la volta scorsa, passando l'eredità pochi anni dopo, alla sua morte nel 1908, ai figli Pio e Mario Perrone. Non mancano altri casi di costruzioni così straordinarie di fortune, ne citiamo almeno uno, in questo caso nel Nord America. In questo caso è un figlio di migranti, è Peter Amedeo Giannini, nato a San José in California, ma da migranti dalla Fontana Buona. Figlio di un grossista ortofrutticolo di successo, si sposa con la figlia di un ricco proprietario, Joseph Cuneo, un altro nome ligure della Fontana Buona, e alla morte di Cuneo passa a gestirne i beni, incluso una importante banca che Giannini con grande abilità fa crescere considerevolmente. Giannini ha l'intuizione di prestare soldi, fare credito ai piccoli commercianti italiani colpiti dal terremoto di San Francisco del 1906. È il microcredito dell'epoca ed è il suo grande successo. Trasforma la banca che ha ereditato nella Bank of Italy, che sarà poi all'origine della Bank of America, ancora oggi la più importante banca californiana. Ma si tratta, appena il caso di dirlo, di eccezioni. Fare l'America, del resto, è un concetto relativo. Ci sono vari modi e varie misure di far fortuna. Ecco, questo è Teodor Pezzolo, erede di una dinastia di migranti, girovaghi e musicisti attivi in tutto l'emisfero. Per lui fare l'America significa farsi costruire a coronamento di una onorata carriera di fisarmonicista a San Francisco in California, dove lo vedete ripreso nel 1950 davanti a casa sua, si fa costruire una casa a forma di fisarmonica. È fare l'America per lui. Meno fortunato di lui, o abile di tasti di lui, è il fisarmonicista dilettante e manovale ferroviario di mestiere a tempo pieno, di origine bergamasca, Gildo Belotti. Belotti lavora a lungo alla costruzione di ferrovie, poi conosce una brevissima stagione di successo come fisarmonicista, pensa di poter diventare un professionista, ma è ben presto scalzato dall'irrompere sul mercato musicale del ragtime e del blues nero. E Gildo prova a riprodurne i ritmi sfrenati, come lui li definisce, sul suo strumento, ma senza successo. La figlia, che ne ha ricostruito la storia sulla base del diario, la figlia è la famosa pedagogista e femminista Giannini Belotti, Elena Giannini Belotti, dice: per quanto avesse tentato, Gildo non gli era riuscito di tirarci fuori niente di simile ai furibondi assolo di tromba e agli assalti roboanti della batteria. Povero Gildo con la sua fisarmonica, che per giunta gli viene rubata. E a questo punto comincia per lui una vicenda tristissima, anche perché siamo tra il 1907 e il 1913, due brevi ma intensissime recessioni. Gildo finisce disoccupato. E come capita ai disoccupati, finisce arrestato per alcuni disoccupati, finisce arrestato per vagabondaggio. E da lì all'ospedale psichiatrico il passo, ahimè, è breve. Ma nonostante questo, con un colpo di reni, Gildo riesce a riprendere il senso e la direzione della propria vita,
e a tornare, povero come quando era partito, in patria. A Gildo è negata la soddisfazione che si prende invece il migrante dell'ultima foto, che spedisce al paese la cartolina con la strada nella quale vive, cartolina sulla quale ha aggiunto appena: abito qui di casa, ecco dove abito, nel centro, nella modernità. Ecco che allora, e abbiamo quasi concluso per fortuna, tra gli splendori di Giannini e di Perrone da un lato e la disperazione di Gildo Belotti dall'altro, c'è lo spazio per la piccola fortuna americana, formato famiglia, di questo anonimo migrante che si è stabilizzato al di là dell'Atlantico, così come c'è lo spazio per quella di per la fortuna di Cesarina Montobbio, la protagonista, che, se ricordate, torna un po' a malincuore a casa, ma poi col marito dapprima si compra la terra a Tortona e poi si trasferisce a Genova e apre una trattoria. E alla sua vicenda ci rivolgiamo adesso rapidissimamente per una sintesi sul significato dell'esperienza dei migranti che Cesarina in qualche modo riassume. È vero che le donne sono meno degli uomini, però non bisogna dimenticare che le donne, che erano solo il 17% nel 1880, nel 1921 sono diventate il 46% dei migranti e sono state la spina dorsale di quelle famiglie transnazionali divise tra le due sponde che hanno tenuto insieme in notevole misura il nostro paese. Allora, perché è significativa la sua esperienza e che cosa ci dice come riassunto di questa vicenda? Beh, non bisogna dimenticare che Cesarina vive e lavora negli stessi ambienti nei quali si svolse nel 1911 quel terribile rogo, 146 operaie che bruciano perché sono state rinchiuse dal proprietario nella fabbrica, che ha contribuito a fissare nella memoria collettiva la celebrazione dell'8 marzo. In notevole misura la festa, la celebrazione dell'8 marzo parte di lì. Bene, la metà di quelle 146 operaie erano italiane. Avrebbe potuto esserci in mezzo anche Cesarina, che parte proprio nel 1911. Così come italiani erano, proprio come Cesarina, i 7/8 delle lavoratrici newyorkesi a domicilio, molte di esse impegnate nella produzione di fiori finti. E ancora, tantissime erano quelle che come lei lavavano e facevano da mangiare a pagamento per i loro compatrioti. E allora, cosa sono stati i migranti? Ma prima di tutto sono stati degli emigranti, degli agenti di possibilità, cercano e fanno altrove quello che per costrizioni esterne non possono fare in patria. E se tornano, recano incisi addosso gli echi di quelle possibilità. Hanno comunque cambiato toni e atteggiamenti. Non di rado sono più sicuri e meno deferenti, più sicuri di sé. In secondo luogo, sono dei mediatori culturali. Praticano, per quanto forse spesso inconsapevolmente, lo scambio con l'altro. Anzi, con simultaneamente una miriade di altri, di ogni genere, l'abbiamo sentito, lei per la prima volta li ha visto i napoletani, ha visto i neri, e instillano a loro volta in questi altri la curiosità o comunque l'esigenza di un nuovo tipo di relazione. La maggioranza di loro, quelli che restano al di là dell'Atlantico, lungo l'arco di più generazioni, pur passando attraverso traumi e battute d'arresto, contribuiscono in misura decisiva a definire il volto dell'America, al nord e al sud. E favoriscono i rapporti di interdipendenza economica e di conoscenza reciproca fra le due sponde. Quelli che tornano in Italia si porteranno dietro, magari senza saperlo, un po' delle pratiche di abitudine, di familiarità con la diversità accumulate nelle Americhe. E infine, i migranti sono dei negoziatori di futuro. Aprono degli orizzonti futuri per sé e per i loro parenti e, sempre senza saperlo, per cerchie molto più ampie, perché è la loro assenza che allenta la presa sul mercato del lavoro e fa stare un po' meglio quelli che sono rimasti, offre loro più opportunità. Sono le loro rimesse a raddrizzare i conti italiani negli anni a cavallo del secolo. Sono i regali che spediscono alla famiglia natale che dischiudono ai parenti rimasti la modernità che galoppa al di là dell'Atlantico. Sono i soldi che mandano a casa che consentono a qualcuno di studiare o di comprare e gestire anche a loro nome un pezzo di terra. Del resto, sulle loro rotte si muoveranno a ritroso le apparentemente così lontane vicende e fortune dello scintillante Made in Italy culturale.